collaborazione con Farmacia Veterinaria Pellizzoni Romano, Villa Rotta di Luzzara, Latteria Mortaretta, Areggiolo. Le cose buone vanno condivise. Benvenuti allo speciale Fiera Millenaria di Mantova 1, qua dai padiglioni della Fiera di Gonzaga. Oggi è il gran giorno di Simone Ruggiati, lo chef popolare volto televisivo, si è concesso un giro per gli stand della Fiera e poi ai nostri microfoni, sentiamolo. L'ultimo punto che faremo stasera riguarda la fatturazione elettronica, ne abbiamo parlato anche lo scorso anno di questo, è stata una sfida molto importante per le imprese, non solo gli agricoltori, ma è una sfida che lo Stato ha vinto, l'Agenzia delle Entrate sicuramente ha fatto un ottimo lavoro perché sono riusciti a gestire milioni di documenti con tempestività e senza creare un grosso disagio. Credo che l'Italia sotto questo profilo abbia fatto un salto di qualità in confronto anche a altri paesi della comunità economica europea importante. In Italia dunque qualcosa funziona e ha funzionato bene ed è stata l'applicazione della fatturazione elettronica. L'ho ribadito l'esperto fiscalista Gianpaolo Tosoni nel consueto incontro del lunedì di Fiera Millenaria. Tra i temi trattati da Tosoni dagli esperti delle tre principali associazioni di categoria del mondo agricolo, le opportunità che il decreto crescita fornisce alle imprese agricole in materia di adeguamento antisismico degli edifici. C'è questa nuova norma che è una sfida secondo la quale la detrazione fiscale che normalmente chi ristruttura un fabbricato e lo adegua alle norme antisisme che ha diritto a uno sconto che può arrivare, pensate, fino all'80% se il fabbricato nuovo, quello che diventa nuovo, ha le garanzie antisismiche migliori, cioè nessun rischio sismico. In questo caso c'è l'80%, se no è il 70%, se no è il 50%. Questo sconto può essere tramutato in sconto prezzo, cioè io che voglio ristrutturarmi la casa, se devo spendere fino a 96.000, c'è questo beneficio, devo spendere 80.000 euro, posso risparmiarne già o 40 o addirittura 56 a seconda della percentuale che ho diritto e questi li pago in meno all'impresa, la quale impresa poi le recupera dallo Stato sotto forma di credito d'imposta. Lunedì si è parlato anche della novità legata ai cosiddetti ISA. Sono questi indici di coerenza fiscale, di solvibilità fiscale, i quali appunto hanno riguardato anche l'agricoltura. Di solito questa giornata, come voi sapete, è una serata dedicata alla fiscalità agricola e in questo caso gli agricoltori, ma non tutti, devono compilare questi modelli che peraltro sono non semplicissimi, ancorché però non siano a loro volta uno strumento di accertamento, perché di fatto è uno strumento premiale, cioè chi raggiunge un certo obiettivo può avere un buon voto, però insomma hanno in qualche modo toccato l'agricoltura e di questo quindi ne parleremo. E anche sull'IMU agricola ci sono buone notizie. Secondo il quale anche le società, e sono molto diffuse in agricoltura le società, dalla società semplice in poi, che siano proprietari di terreni, hanno comunque diritto anche loro all'esenzione dall'IMU, che è appunto un'agevolazione che c'è da tempo e che ormai con questa norma insomma anche le società la possono usufruire, ne possono usufruire. Arte, cultura e buona cucina sono stati i fili conduttori dello show cooking organizzato lunedì sera da Coldiretti con Campagna Amica e Terra Nostra Mantova, dedicato alla cucina tipica gonzaghesca e in particolare alla figura di Giulio Romano, protagonista della mostra in programma dal prossimo 6 ottobre a Palazzo Ducale. Sotto i riflettori quattro agri-chef che hanno proposto un menù dal sapore antico ma interpretato in chiave moderna, anche attraverso i richiami ai documenti storici presentati per l'occasione dall'Archivio di Stato e dalla Fondazione Palazzo Te, partner ufficiali dell'evento.
La nostra città è stata governata da una famiglia così importante come Gonzaga, che non sono solo stati, diciamo, dei grandissimi collezionisti, come ben noto, e hanno costruito degli edifici importanti come Palazzo Ducale e Palazzo Te, ma avevano ben chiaro quanto fosse importante il cibo per la corte. Quindi non solo venivano presentate le opere d'arte, ma venivano presentati anche tutti i nostri prodotti. È molto importante nell'ambito dei Gonzaga la promozione proprio nel Ducato della coltivazione di alcuni prodotti particolari. I documenti attestano il primo arrivo di un moggio di riso da Milano, di un quintale e mezzo di riso per essere seminato, e quindi la testimonianza anche della prima presenza di una grande quantità di risi che vengono chiesti da dei monaci per sfamarsi. Si scopre che lo zafferano era noto e conosciuto e coltivato nella zona di Cavriana, ma che c'è anche una coltivazione direi sperimentale nel 400 a San Giorgio, e anche qui c'è una ricchissima documentazione che documenta proprio la produzione per grandi quantità di mandorle dolci sempre nella zona collinare del Mantovano. Un connubio, quello tra storia e tradizione culinaria, che è destinato a svilupparsi ulteriormente nei prossimi mesi con le iniziative promosse a livello provinciale da Campagna Amica e Terra Nostra Mantova. Abbiamo colto al volo questa grande occasione che ci sarà da ottobre fino a gennaio a Mantova di Giulio Romano, e abbiamo voluto collegare quelle che sono due grandi tradizioni del territorio mantovano: una, quella storico-culturale legata ai Gonzaga, e due, la tradizione culinaria e del nostro territorio. Questo connubio è un connubio ideale, perfetto, e speriamo che con questa cartoguida e con questi corsi che abbiamo fatto per gli agri chef, quindi da abbinare la tradizione ai prodotti del territorio dei giorni nostri, abbiano un grande successo. La corretta gestione dei rifiuti in allevamento è il titolo di uno dei convegni organizzati da Confagricoltura nello spazio all'interno del Padiglione Zero. Sentiamo Giovanni Tommasi di Cascina Pulita. Nel 2014 Cascina Pulita ha sottoscritto un protocollo d'intesa nazionale con la Confagricoltura per quanto riguarda l'economia circolare, quindi la riduzione dei rifiuti e la sostenibilità della gestione dei rifiuti nelle aziende agricole. È un argomento molto importante perché, oltre ad avere un'agricoltura sostenibile dal punto di vista, diciamo, delle lavorazioni, della produzione dei prodotti, consente anche di fare un riciclo praticamente totale di quello che viene ritirato a livello di rifiuti. Ecco, immaginatevi che le confezioni vuote di agrofarmaci, che fino a poco tempo fa erano un grande problema perché contengono sostanze nocive, sostanze pericolose, entrano all'interno dei nostri impianti. Noi abbiamo l'unico impianto in Italia che fa questo tipo di lavorazione. La plastica viene bonificata ed escono delle scagliette che vengono riutilizzate per produrre tubi di irrigazione. Quindi, diciamo, dal rifiuto problema siamo arrivati al rifiuto risorsa. È importantissimo che le aziende però differenzino questi rifiuti all'origine e che quindi imparino, grazie alla formazione come quella che stiamo facendo questa sera, a separare tra di loro i rifiuti, dandoci la possibilità effettivamente di arrivare ad una riduzione dello scarto ed un recupero totale del rifiuto. È anche un esempio di economia circolare che tra l'altro la Regione Lombardia sta incentivando in maniera significativa. Sì, ecco, noi chiaramente, essendo un'azienda privata, non percepiamo delle agevolazioni da parte del settore pubblico, anzi ci piacerebbe che magari il settore pubblico agevolasse le aziende agricole tramite Confagricoltura e ci desse la possibilità magari di costare un po' di meno. Questo sarebbe un po' la molla che fa scattare anche una migliore percezione di queste metodologie da parte delle aziende, perché riducendo il costo effettivamente sarebbe un qualcosa di molto più gestibile, ecco, dalle aziende agricole, che sono spesso vessate da tantissimi costi. La mostarda di mele dell'azienda agricola Figlia delle Rose di Pegognaga è la miglior mostarda di fattoria 2019. Un commento su questa vittoria, prima volta che si partecipa? Sì, prima volta che si partecipa, contentissima, non me l'aspettavo assolutamente, e va bene così. Il commento no, non ne ho, senza parole proprio. Un po' commossa? Appena appena, ci può stare.
Io la faccio a tempo perso la sera quando vado a casa e piano piano mi taglio le mie mele, le pere, quello che c'è, e poi le metto su e il giorno e la sera dopo faccio bollire il liquido e la sera ancora dopo magari mi addormento intanto che lo faccio cosa, però il risultato c'è e non ci credo. Commossa anche lei? Parecchio, anche se però non me lo aspettavo, insomma, comunque sono contenta veramente. Proprio la mostarda come una volta? Una volta, sì, l'ho imparata da mia suocera la faceva così. E purtroppo non me l'ha insegnata a voce perché lei è morta prima, però avevamo poi dopo tutti gli iscritti e l'abbiamo fatta come me l'ha insegnata mia suocera. Sono contentissima veramente. A decretare la mostarda numero 1 della terza edizione di Ardentemente, concorso di mostarda di fattoria, è stata per la prima volta una giuria popolare. Sono stati quindi i partecipanti della fiera, che dopo aver assaggiato le 11 mostarde in gara, in abbinamento ai formaggi e al pane delle altre aziende agricole, a decretarne la migliore. Ma qual è il significato di questa iniziativa? Il vero motivo per cui siamo qua è per poter parlare di mostarda di fattoria, mostarda mantovana di fattoria, che è un'eccellenza del nostro territorio, che ci permette di far conoscere il nostro territorio tramite un semplice vasetto di frutta conservata e senapata. In realtà non è semplice, perché la mostarda di fattoria si discosta dalle altre mostarde mantovane perché viene assolutamente fatta all'interno dell'azienda agricola. Si tratta di piccole aziende agricole che hanno i loro frutteti, che si sono scelte le loro specie, molto spesso sono antichi frutteti, quindi mele campanine di vecchia generazione o particolari pere locali, mantovani, e questo viene assolutamente prodotto all'interno dell'azienda, quindi non c'è acquisto di frutta, non viene selezionata, pelata, insenapata e cotta e poi portata direttamente al consumatore, perché sono quasi tutte aziende che producono e fanno vendita diretta. E questo, diciamo, è quello che noi chiamiamo mostarda di fattoria e produzione d'eccellenza del territorio. Secondo posto per la mostarda di finocchio di Loghino Vittoria, medaglia di bronzo invece per la mostarda di prugna dell'azienda agricola Cortevalle San Martino. Fiera millenaria vuol dire 500 espositori. Andiamo a vedere qualche consiglio interessante dalla fiera. 90 anni e non sentirli. Stiamo parlando della cantina di Gonzaga, che non si guarda indietro ma pensa al presente e al futuro. È fondamentale per la cantina di Gonzaga essere presente e rispettare quelle che sono le tradizioni che sono create in questi 90 anni di attività. Ed è normale che per noi il presente è la bottiglia, la qualità dei nostri lambruschi e quello che sarà comunque deve essere anche per il domani, quindi migliorarsi sempre su questo aspetto. Guardando al futuro, quali sono le prospettive? Le nostre prospettive sono quelle di arrivare a migliorare e perfezionare ancora di più la bottiglia da mettere sulla tavola dei nostri consumatori. Il nostro cerchio di consumatori ha un bacino dei 100 km, 150, per cui è per noi fondamentale il territorio, quindi la risonanza del nome Gonzaga. Vini di punta della cantina sono la Signoria e il Biologico, che hanno ottenuto premi lo scorso Vinitaly, ma anche il Rosé e l'Extra Dry Bianco, uno spumante che viene fatto interamente in cantina. 90 anni, sono tanti, com'è cambiata la vostra attività e anche la percezione comunque dei consumatori? Che cosa cercano e che cosa vi chiedono? Nei 90 anni è cambiato sicuramente il modo di fare vigneto, quindi logicamente permette a migliorare quello che è la produzione principalmente dalla campagna, perché è dalla campagna poi che riusciamo ad ottenere delle uve che ci permettono di migliorare la lavorazione e il prodotto che portiamo sulla tavola dei consumatori. Siamo arrivati alla fine di questa puntata nello stand della macelleria di Buscoldo con Marzia. Ci concediamo un piccolo snack e vi diamo appuntamento alla prossima puntata e intanto gli appuntamenti di domani.
Tanti appuntamenti domani alla Fiera Millenaria di Gonzaga. Spazio allo spettacolo di motocross acrobatico dalle 20, lo show si ripete durante la serata, con i piloti dell'FMX International Freestyle Team capitanati dal campione italiano Andrea Cavina. Sul palco all'aperto di Piazza Grande alle 21.30, spazio ai comici Scintille e Gianluca Impastato. Alle 20, esibizione di balli caraibici. Per i bambini ci sono i burattini di Elis Ferracini con il bambino, il re e l'astronauta al padiglione 5. Numerosi anche gli appuntamenti tecnici dedicati al mondo agricolo. Alle 20.30 il convegno dedicato all'agricoltura di precisione digitale promosso dalla Camera di Commercio di Mantova, durante il quale sarà anche attivo il corner digitale della Camera per il rilascio del sistema pubblico di identità digitale. Si parla poi di ruolo dell'anziano e ricambio generazionale in agricoltura alle ore 17, sicurezza degli alimenti di origine animale con gli esperti di ATS Valpadana alle ore 17.30 e biometano nel convegno organizzato da Confagricoltura. Sempre in tema agricolo proseguono i lavori del Junior Show collegato alla mostra bovina della Frisona di Italia Alleva, organizzato in collaborazione con ARA Lombardia. I giovanissimi allevatori di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte saranno impegnati nella gara di toelettatura per la preparazione degli animali in gara alle ore 20.30 nelle stalle della fiera. Nel padiglione Mantova Goloso invece si terranno eventi dedicati al riso mantovano in compagnia degli agri chef di Campagna Amica Col Diretti alle ore 18.30, come cucinare cappelletti ore 20, superfood alle ore 20.30, latte gelato ore 21.30. Il Parmigiano Reggiano dedica una degustazione al celebre formaggio abbinato a birra artigianale mantovane alle 20.30, mentre nello stand Confcooperative Mantova si terrà l'aperitivo Aperi Cooperando alle ore 19.30 con ricette elaborate in collaborazione con ATS Valpadana. Il corso per bevi assaggiatori dedicato a bambini e l'incontro Idee per Innovare ore 21.15, durante il quale saranno presentati i 3 progetti vincitori del bando Premio Idee Innovative delle Cooperative Sociali. In collaborazione con Farmacia Veterinaria Pellizzoni Romano, Villa Rotta di Luzzara. Latteria Mortaretta, a Reggiolo. Le cose buone vanno condivise.